è necessario lavorare con un'impostazione di tipo strutturale. E chiaramente quegli interventi che io ho descritto non potranno essere attuati tutti immediatamente, ma dobbiamo muoverci nella direzione che ho indicato con la mia relazione. È necessario intervenire su tutti gli aspetti che riguardano le emissioni in atmosfera, quindi essenzialmente sui veicoli privati, sul traffico privato, ma anche sul traffico pubblico. È importante per esempio che si verifichi che le aziende di trasporto pubblico locale nel rinnovo del loro parco mezzi, così come prevede la legge, il decreto Ronchi, destinino una quota di rinnovo dei mezzi a mezzi di tipo elettrico e di tipo alimentati a gas. Così come è importante intervenire per quanto riguarda le emissioni in atmosfera generate dagli impianti termici di condizionamento, quindi sia civile, attuando proporzionalmente una moratoria e progressivamente una moratoria verso gli impianti più vecchi, quelli che bruciano olio o derivati del petrolio, per andare verso impianti invece a gas, sia sugli impianti industriali, quindi la riduzione delle emissioni passa anche per la riduzione delle emissioni degli impianti industriali, per cui ho suggerito appunto una serie di misure anche rispetto a questo tipo di impianti. E l'altro fronte su cui bisogna intervenire è sulla diffusione della cultura della tutela dell'ambiente. Dell'ambiente non ci possiamo ricordare soltanto quando stiamo male, abbiamo l'influenza come me in questo momento, perché probabilmente quando i nostri amici, i nostri parenti soffrono di patologie, ci accorgiamo che soffrono di patologie respiratorie. L'ambiente è qualcosa che dobbiamo difendere, che dobbiamo tutelare, che dobbiamo tenere all'interno delle nostre coscienze, e permettetemi di dire, val bene qualche sacrificio per la tutela di un bene importante come quello dell'ambiente. Come sviscerato in conferenza, siamo ancora in fase emergenziale per quanto riguarda gli sforamenti anche in provincia. Quali sono le prime misure che adotterà? Guardi, come assessorato all'ambiente e come amministrazione in generale, noi stiamo redigendo questo piano di interventi strutturali. Al sindaco spetterà, anche sulle nostre indicazioni ovviamente, sul confronto che stiamo avendo, sul confronto che avremo con i sindaci dei comuni limitrofi, l'adozione di provvedimenti di emergenza per tamponare questa condizione in cui gli sforamenti già all'inizio dell'anno hanno superato il numero di 14. Dicevo nel mio intervento che, in attesa del trasferimento della stazione, sia esso temporaneo o definitivo, è necessario comunque alleggerire il traffico veicolare nell'area di Piazzale Kennedy, e vedendo poi se è necessario estenderlo ad aree maggiori, e attivare in via sperimentale una zona a traffico limitato con il divieto di circolazione delle automobili più vecchie, già fino a Euro 4, quindi fino a Euro 4 la possibilità di non circolare, nonché il divieto di circolazione dei motocicli, dei ciclomotori, scusate, pre-ECE cosiddetti, cioè quelli di tecnologia più antica. Però vorrei associare a questo provvedimento anche l'incentivazione di sistemi di trasporto di mobilità collettiva, cioè il cosiddetto carpooling e car sharing, che significa che se si attuerà questa zona a traffico limitato nell'area, saranno esclusi quei veicoli sui quali viaggeranno un numero di persone pari ad almeno il 60% dei posti omologati, in modo da incentivare la mobilità collettiva e ridurre la mobilità, diciamo, occasionale e di spostamenti, diciamo, con macchine vuote essenzialmente, che creano un inquinamento pro capite molto più elevato. Quindi si va in questa direzione, che è una direzione europea, tutte le città europee si muovono in questa direzione. Vorremmo sperimentare questo approccio di car sharing, di mobilità collettiva, anche qui ad Avellino.